Corrado Ruggeri oggi ha fatto durante la conferenza stampa un'analisi del voto, ha dato anche qualche cifra. Matematicamente il centrodestra vincerà le elezioni al ballottaggio? No, io ho fatto un'analisi matematica, che è quella, dato che la matematica non è un'opinione, quindi dovrebbe essere l'analisi più asettica che ci sia, senza dare dati taroccati e tantomeno previsioni. È solo sull'analisi dei voti che sono stati espressi 10 giorni fa dai cittadini dell'Aquila nel primo turno. Ora, facendo l'addizione, la somma di questi voti, secondo gli orientamenti politici che ci sono in queste ultime ore e secondo gli apparentamenti o non apparentamenti fatti, danno la coalizione, le liste che hanno appoggiato Giorgio De Matteis nettamente in testa rispetto a quelle di Cialente. E do i numeri in cui tutte le liste che hanno votato il 6 e 7 maggio e che hanno dato il loro apporto nel ballottaggio finale a Giorgio De Matteis, quindi incluso il PDL, incluso le altre liste che daranno l'appoggio a noi, siamo al 47,66%. Cialente è fermo al 42,94%. Anche se volessimo mettere tutti i voti dei restanti candidati a favore di Cialente, restano comunque sotto ai nostri voti. Quindi a questo punto io dico che la battaglia è completamente e totalmente aperta, non sono abituato a vendere la pelle dell'orso prima di averlo preso e nello stesso tempo però mi piace sottolineare che i numeri sono in questa fase a nostro netto vantaggio. Quali sono le sue considerazioni sull'apparentamento con l'IdV? È una forzatura voluta da Roma, dai palazzi romani e dai palazzi chietini. Questo per sottolineare anche il fatto che Cialente, che normalmente dice che lui che decide per l'Aquila, non ci sono altre persone che decidono, beh, questa volta l'IdV non ha deciso Angelo Mancini, ma ha deciso Mascitelli. E non so neanche, ed il partito ovviamente, mi fa anche caso che l'IdV appoggi pienamente il sindaco Cialente dopo le dichiarazioni di Pietro la settimana scorsa, quando è venuto all'Aquila, in cui ha detto che l'amministrazione uscente è stata una pessima amministrazione. Quindi questo mi lascia molto perplesso. Sono operazioni di palazzo, a noi non interessano, a noi interessano i cittadini. È un conto che il partito da Roma o dalla costa dica che si debba votare Cialente, un conto poi è l'elettore che nel segreto dell'urna rispetta i propri sentimenti e i sentimenti di Aquilano piuttosto che quelli dettati da Roma o da Chieti.